gennaio 1935 a Spoleto morivo di fame. Dopo una lunga vita. Il Papa Giovanni Paolo II lo proclamava beato il 24 aprile dell'anno scorso e lo presentava alla venerazione di tutta la Chiesa. Siamo qui riuniti da vari luoghi, da diverse parrocchie. Nelle suore della Sacra Famiglia. Rendiamo grazie a Dio, perché la santità è anzitutto dono per l'edificazione del corpo di Cristo. Specialmente la sua passione sarà oggetto principale della mia meditazione. Il secondo pensiero, ecco la mia suprema risoluzione. Prete santo o morto, ma tutte le opere di zelo, di carità che voi volete da me, l'ultimo pensiero di questa prima nostra, preghiamo. Beato Pietro Bonini, che hai sempre detto di sì al Signore, prega per noi. Beato Pietro Bonini, che sei stato fedele a Dio e all'uomo, prega per noi. Beato Pietro Bonini, che hai cercato unicamente la gloria di Dio e il bene del prossimo, prega per noi.
più cordiale dei cuori, i propri doveri con ogni diligenza adempiuti, il lavoro esercitato coi fini più elevati, la carità, la pazienza, il sacrificio portato alla più grande perfezione. Invochiamo il Signore Dio. Ti ringraziamo, Padre, per il mistero dell'incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo e per la vita nascosta a Nazareth. Ritornello insieme, gloria a te che vivi in eterno. Gloria a te che vivi in eterno. Ti ringraziamo, Padre, per la Santa Famiglia. In essa tu ci hai manifestato l'amore trinitario e un modello per ogni famiglia.